Esposimetri parte seconda. Questa volta partiamo a vederli anche nelle loro custodie perché c'è una certa differenza. Questo è un esposimetro, gli altri no, poi vi dico come si chiamano. Intanto la custodia è molto molto bella rispetto agli altri, però è finta pelle. E qua abbiamo un magnifico spot meter. Ecco, spot meter F. Quindi fa anche lettura flash. Della stessa famiglia, modelli degli anni 90, rigorosamente neri, ha in lussuosa custodia, questa sì, in pelle, in vera pelle. Abbiamo, ecco, era della stessa epoca. Abbiamo il termocolorimetro Minolta, color meter secondo. Quindi ce n'era stato un altro prima di lui. Per concludere, infine, con custodia un po' più scarsina, devo dire, in nylon. Ecco, ma il nuovo design, il Color Meter 3F. Quindi dal 2 andiamo al 3 e questo qua ci hanno messo anche in più il contatto sincro per il flash e misurare la temperatura di colore, i gradi Kelvin dei flash. Quindi essere preciso, questo è un esposimetro spot a lettura riflessa e questi due termocolorimetri, questa è l'evoluzione di questo. Esposimetro spot meter a luce riflessa. È fatto a forma di pistola. C'è un coperchio perché comunque è dotato di obiettivo, di lente. Ho messo un velcro comodissimo per non perdere il tappo. Accensione qui. Poi si guarda dal mirino, qua. La lettura, ricordatevi bene, è di un grado. Adesso mi avvicino sulla parte dei comandi. All'accensione lui parte con 100 ISO, quindi la prima cosa da fare è mettere gli ISO che vogliamo. È già abilitato, con la freccetta saliamo e mettiamo 400 ISO. Poi bisogna premerlo per avere il tempo, time. È un sessantesimo che andrebbe bene per il video, ma se vogliamo il cinquantesimo a fondo scala, spero da questa parte, queste sono le pose lunghe, dovrebbe esserci. Eccolo qua. Vedete, dopo questi qua 30 minuti, ce l'ha in alto a destra, viene quando non c'è niente, è frazione, un cinquantesimo. Basta, lui è pronto. Premi il pulsante che è qui, ecco qua, deve essere su ambi, no flash, c'è il lampetto. Oddio, magari funziona lo stesso, vabbè, per sicurezza. State su luce ambiente. Facciamo una lettura qui sul tavolo, no, sulla mano, che è la pelle. Si prende la luce in maniera un po' radente, non è tanta roba. È solamente 1,4,7, quasi 2 perché sono decimali, un po' meno di 2. Non c'è da dire altro, no, però il timer è andato a un sessantesimo. Io volevo il cinquantesimo. Forse avendo fatto sto switch del cacchio, vabbè, è andato un po' in palla. Dalle altre cose, c'è una funzione intelligente, ad esempio, teniamo buono, alziamo gli ISO perché mi sembrano veramente bassi, se no portiamoli, lui automaticamente corregge. Dopo, esageriamo, andiamo a 1600, così siamo più comodi, siamo intorno quasi 4. Torno su time, è meglio, se no non posso fare le misure. Ma noi questa misura la prendiamo come memoria. A lettura media, ecco qua, cioè ci viene fuori un asterisco e dice: questo qua è la tua lettura media. Alle successive misure, lui ti dà le variazioni. Qua sta prendendo una zona appena più là del tavolo, devi tenere premuto. È meno 1, eh no, meno 1 è qualcosa. Tappi completamente e va in sottoesposizione terribile, esce la I. Ecco qua, meno 3 era venuto.
Andrebbe anche oltre. Meno tre stop, però non li tieni in memoria, lo leggi da dentro il tuo mirino. Le memorie, sì, non so se le memorie secondo me hanno altre funzioni. Ma no, però va bene, guarda, ti dice, l'ultima misura è un 1,4. No, un casino, io ho fatto tre misure. Allora, ha tenuto le tre memorie. Quella principale 2,8,7 che sarebbe quella corretta, mano qua. Poi ne ha fatto una tenendo molto chiuso e quindi meno di uno. E poi ce n'era un'altra, mi sembra, e ne ha persa. Ne ha solo due, dai, ne ha solo due. Vabbè, dai, più o meno questa è la funzione memoria. Cancelliamo, memory clear, prendiamo una misura decente, quasi 4, e se volete pispolare con queste altre cose, lettura per l'ombra, tu dici la lettura mia media è quella lì, ma se fosse in ombra, a quanto devo shadow, sì, a quanto devo andare? Premo e ti dice 8, giusto, perché lui ti dice se la tua lettura era 4, arrotondiamo, per avere il nero leggibile, minimamente leggibile. Vediamo se faccio un recall e me lo dà. No, devi schiacciare shadow. Dice vai a 8, ma mi sembra un po' troppo chiuso. Se no, vediamo, memory clear rimane comunque l'ultima lettura, quella principale. E se fosse invece una luce in alta luce, cioè un bianco, questa già mi piace di più. Lui ti dice devi andare a 1,4,5 contro i quasi 4 della lettura sul grigio medio. Sì, perché lui quando misura la luce riflessa è tarato in maniera di rapportarsi a un grigio medio. La mano è un pochino più luminosa. Adesso, se volete, ve lo faccio anche vedere la differenza. Vado a prenderlo. Allora, l'esposimetro luce riflessa per misurare in maniera corretta e univoca ha bisogno di un grigio medio. Mentre quell'incidente che abbiamo visto nella precedente puntata, chiamiamola, sugli esposimetri, lui sulla sua pallina, beh, ce l'ho qua, sulla suo palino già legge la luce che colpisce il soggetto e lo palino la rende uniforme al grigio medio. Eccoci nel 1969. Per la missione Apollo 11, Armstrong e Aldrin avevano a disposizione questo spot meter della Minolta. Come pellicole, tutte Kodak, avevano un bianco e nero 80 ASA, fine grain, due Ektachrome e una super light sensitive da 1600 ASA, tutto in formato 120 per Laserblad modificato.